Bentornati amici in un nuovo video. Oggi faremo insieme un'esplorazione fantastica. Mi sono portato anche questa volta i rinforzi. Bigfoot e mini Bigfoot. Dovete sapere ragazzi che dopo il successo degli ultimi video mi hanno contattato tantissime aziende per promuovere i loro prodotti. Però io non mi faccio corrompere, perché io non lo faccio per soldi, perché io sono una persona buona. Buona come? Merendine gnam gnam. Sono talmente buone che trasformeranno la tua tristezza in gioia. Fatte solo con ingredienti naturali, ricche di nutrienti e vitamine, ti faranno crescere grande e forte come Bigfoot. Merendine gnam gnam. La merendina dei campioni. Ok ragazzi, siamo dentro, purtroppo la nostra visita non sarà troppo lunga perché guardate su, è pieno di amianto, quindi essendo sprovvisti di mascherine cerchiamo di riprendere il tutto il più veloce possibile. Oh, guarda qui che ci sono i macchinari, bellissimo! Questo è il trascinatore di mattoni. Cioè guarda Bigfoot, ci sono ancora i forati qui che non hanno appena sfornati. Eppure ragazzi, lo sai che sensazione ho? Vedere questi macchinari così fermi, ancora i forati che non sono stati venduti, mi dà la sensazione che da un momento all'altro questa azienda potrebbe ripartire. Veramente uno spreco vedere un'azienda così che ormai non funziona più. Non capisco perché è pieno di vecchie auto qui. Questa è disastrata ormai, irrecuperabile. Però fra un po' vi mostrerò qualcuna che forse con un po' di restaurazione potrebbe essere recuperata. Questa è una cisterna, sembra vecchissima, ormai non verrà usata da tantissimo tempo, assenza fidenza. Ma Vince, questo deve essere un vecchio muletto. Sì. Mamma mia quanto è grande. Questo è un muletto che ha la portata di 50 quintali. Enorme. Però che spreco, un'azienda di queste con tutta l'attrezzatura ancora dentro. Ma secondo te, vedendo l'attrezzatura, a quando risale la chiusura di questa azienda? Beh, sicuramente risale a circa 35-40 anni fa. Cioè. Ah, quindi un bel po'. Sì, okay. Sì. Però è uno dei posti vecchi ancora meglio mantenuti. Sì, per essere un luogo alla fine accessibile in tutti i sensi, sia dal punto di vista del tetto, sia dal punto di vista del strutturale, non è molto decrepito. Mamma saranno mia, passati questo, un po' di anni. Questo Bigfoot non solo è forte, è anche colto. Hai visto? Ma per questo sono stato sei stato scelto dal scelto team. Scelto dal team anche per questo motivo. Ah, mamma mia, qui vedete? Oh, quel camion ce l'aveva mio nonno. Mi ricordo come un fumo quando ero piccolo che mi metteva dentro. Sarà vecchissimo. È bello. Pezzo di storia ragazzi, un pezzo di storia. Dice quell'altro macchinario, non so cosa sia. Chi è stato? Oh, Vince, quel rumore. Eh? Non ho capito. Il rumore proveniva da qui. Controlliamo. È
C'è lì dentro, c'è qualche animale, c'è qualcosa che si muove. Sentite, venite. Qui dentro c'è qualche animale. Sì, sì, senti i rumori. In c'è, Bigfoot, in azione. Chi c'è? Ragazzi, per chi non lo volesse sapere, Bigfoot, il suo vero nome è Vincenzo. E Bigfoot Junior è Giovanni, giusto? Sì. Lì dentro c'è qualche animale, vai a vedere un po' per farlo. Ah, fess, domani. No, ma saranno i piccioni. Ho visto una cacata cadere. Sì. Alta tensione, pericolo di morte. Ok, quindi. C'era una volta qui la tensione. Questa non era altro che la sala macchine. Chi tocca i fili in mura? Qui c'erano i generatori ausiliari che servivano in caso di... Va bene, ok, ho capito. Mancata corrente per un determinato tempo. C'erano i generatori ausiliari per far sì che la produzione non si fermasse. Il Piero Angela delle aziende abbandonate, Vincenzo. Bellissima, raga. Officina barra magazzino. Sì, qua facciamo la manutenzione, la se mancava... di piccoli pezzi, di attrezzature varie. Infatti c'è ancora qualche... C'è qualcosa ancora che ovviamente... cinte di distribuzione che servivano per l'utilizzo delle pulenze di macchinari. Ragazzi, non so se vedete la struttura, veramente, sì, è vero abbandonata, ma è proprio bella, questi archi così grandi, ci piace. Ah, là vedo un altro vecchio mezzo, bellissimo, un tre ruote vecchio, vedete che quanto è affascinante. Stupendo. Lo sapete cosa sta succedendo qui? È l'unico posto che non mi mette paura finora tra quelli che ho visitato. L'unica cosa che mi mette un po' di angoscia, perché vedere un'altra azienda chiusa così, che offriva tantissimi posti di lavoro, mi mette un po' di angoscia solo questo, però il posto è veramente, veramente tranquillo. Ragazzi, ho scoperto una cosa bellissima. Lancia 2000. Bellissima. Mamma mia. Ragazzi, per gli amanti delle auto d'epoca. Stupenda. Ce n'è anche un'altra. Non so se sono uguali. C'è ancora il motore. Ragazzi, per chi è esperto può scrivere nei commenti se questa macchina può essere aggiustata o se non vale più niente. Bellissima. Gli interni sono ancora intatti, bellissima. Oh, questo era il macchinario, ci sono ancora tutti i pulsanti integri. In pratica i carrelli che portavano i mattoni dalla zona produzione ai forni. Questo è un impianto di combustione. Bello, wow, questo è un forno, questo non è altro che un forno a celle. Qui ci sono
le rotaie per far camminare tutti questi carrelli, perché qui dentro la temperatura era molto superiore agli 80 gradi centigradi, di gran lunga superiore. Ragazzi, qua l'aria inizia ad essere molto dura. Sì. Quindi io direi di andare verso l'uscita. Sì. Di accelerare verso l'uscita. Sì, direi di andarci. A parte, vedete che c'è un buio pesto. C'è veramente un buio pesto. Dietro di me non si vede niente. L'Alberto Angela delle aziende. Se volete sapere tutto su meccanismi, andate sul suo sito www.bigfoot.it. Che facciamo? Cioè, allora, adesso ci troviamo a metà. Lì c'è un'uscita e lì da dove siamo entrati. Che facciamo? Dai, facciamoci una corsetta verso lì. Dai, vale, su. Vale la pena arrivare verso l'uscita. Dai, andiamo qui. Vediamo. Sì, anche perché vedi qui il calore continuo degli anni. Allora, che pergolante è forza, quindi vedi. Non vuole che ci cadesse qualcosa in testa. Attendo dove metti i piedi. Hanno pure le sacchette. Eh sì. Ma sai che cos'è? Cos'era merma? Già va, usciamo di qua, e qui è molto pericoloso. Esci, esci. Allora, Nia, questo è quello che ti dicevo. Questo, in pratica, usciva il a mio parere, usciva il materiale forgiato, e poi questa era la zona raffreddamento. Sì, sì, vedi. È perché ci sono le vasche. Ci sono le vasche. No, ragazzi, scusate, non è colpa di Vincenzo, dai, ogni tanto lo chiamo col suo vero nome, è che purtroppo anche noi siamo, sapete, siamo colleghi di lavoro, mi è quasi impossibile essere serio in qualsiasi circostanza, perché già la vita è amara, quindi almeno cerchiamo di essere felici. Allora, dealer, qui siamo nella zona raffreddamento, vedi, ci sono le vasche di immersione che servivano per sicuramente a raffreddare sia le dime e sia il materiale stesso. Giuster. Vedi? Ci sono ancora delle vasche immerse. Ma che deve fare Alberto Angela in comando a tuo padre? Ci fa un baffo. Mi fa un baffo, lì. Mi fa un baffo. Alberto Angela, se guardi questo video, tieni presente che qui abbiamo un esperto, quindi. Sì. È anche economico. Con 100 euro a video. Vedi? C'è ancora una vasca immersa. Sia qui che qui. Ragazzi, mi trovo in quella che probabilmente deve essere l'alloggio del titolare, perché vedete com'è sistemata. Mobili sono datati, ma sicuramente dovevano essere molto costosi. Questa è una stanza annessa, vediamo, c'è un baule di quelli antichi, un divanetto veramente vecchissimo, molto affascinante, bello però, Beh, ok, usciamo. Allora, ragazzi, finisce qui la nostra esplorazione. Spero, vai, camminiamo Vincenzo, spero che vi sia piaciuto il video, quindi se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto mettete pollice in giù. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Mi raccomando, vi ricordo che se volete vedere le foto del posto potete guardarle sul mio profilo Instagram. Un saluto e ci vediamo alla prossima avventura, sempre su questo canale. Ciao, ciao, ciao.